comitato nasce, diciamo, da un'aggregazione spontanea di cittadini che si sono ritrovati per discutere in merito alle questioni che si sono succedute all'intervento della magistratura sui giusti del poeta. In realtà negli ultimi 15 anni si è sviluppato una realtà molto interessante da diversi punti di vista, che comunque metteva insieme persone, metteva insieme i giovani ma anche i non giovani, metteva insieme i cagliaritani ma anche i non cagliaritani, gli studenti universitari che venivano da fuori e che in qualche modo potevano fruire del poeta liberamente, in modo democratico, per tutte le tasche, per tutti i costi. Il comitato, diciamo, comprende 700 iscritti e ha un cooperativo di più o meno 10-15 persone divise in gruppi di lavoro che lavorano appunto su queste questioni, che sono le questioni dell'ambiente, le questioni dei servizi, l'abilità, la creazione e la costruzione di un discorso che riguardi un'autorità pubblica, per esempio. Sono alcune delle questioni che il comitato sta affrontando. La chiusura di queste attività in qualche modo compromette degli spazi importanti, degli spazi di aggregazione sociale che vengono negati proprio per mettere su un cantiere che viene in qualche modo in un momento in cui non c'è neanche un progetto. Cioè, qual è l'alternativa? Cosa possiamo fare? Come possiamo vivere degli spazi che ci garantiscano che questo tipo di realtà venga conservata? E questo è il problema, cioè mettersi nella condizione di pensare a delle politiche giovanili, a un progetto sulla città, un progetto sulla città che manca al poeta, così come manca probabilmente in tutto il resto della città. Noi stiamo discutendo e vogliamo discutere con tutte le parti politiche, e non solo con le parti politiche, ma con tutte le parti sociali, perché il poeta appartiene a tutti. Delle soluzioni per salvare questa realtà. Vogliamo intervenire sul procedimento, sulla struttura, che è poi la cosa che ci interessa di più. Quello che deve essere contenuto nel pool, noi vogliamo discuterlo. Vogliamo discuterlo sia a livello di trasporti pubblici, sia a livello di ambiente, sia a livello di aggregazione sociale, sia a livello di sviluppo sociale. Con proposte chiare, decise, che sono contenute all'interno del nostro documento.